Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi porto un po' di aggiornamenti che ho fatto qua al pump track. Non mi sono fermato anche se non vi ho portato video, ho continuato a lavorare. Come vedete qua, la nuova future finale della linea nuova sta prendendo forma. Ho fatto un sondaggio su Instagram ma quasi nessuno di voi ha indovinato, quindi ve lo dirò io. Qua sto costruendo un salto un po' strano, nel senso è un collegamento tra queste due linee, la linea da dirt e la linea nuova a fianco al muro. E qui voglio fare uno step up, la rampa più o meno verrà in queste zone qua. E l'atterraggio però è una sorta di hip, nel senso che collegherò l'atterraggio del secondo salto da dirt al muro e poi alla sponda. Quindi verrà una sorta di bull, una sorta di sponda. Così chi viene dal salto da dirt potrà saltare whippandola verso destra, comunque girandosi, atterrare in questa direzione verso la sponda, mentre invece chi arriva dalla linea bassa può o saltare nell'atterraggio da dirt, saltare dritto, oppure anche qua iniziare a saltare storto e atterrare in direzione sponda di nuovo. Quindi secondo me è una future che ha un sacco di possibilità, secondo me viene molto divertente. Un collegamento sarà con il muro, quindi si potranno fare robe strane, saltare sul muro, no stop sul muro, tap sul muro, cose così. Questi progressi sono stati possibili grazie a della terra che mi è arrivata e finalmente si può andare un po' più veloci, non devo prenderla dal muro, rastrellarla, setacciarla e spostarla. Qua è un po' più veloce, quindi quando avrò finito questo farò di nuovo tutta la sponda nuova, la voglio fare un po' più alta, un po' più importante. E l'ultima parte non avrà un angolo così chiuso ma sarà un po' più collegata a tutto il resto della pista. E poi rifarò la nuova linea con altre due novità che vi farò vedere più tardi. Anche qui ho usato una tecnica che ho usato anche nelle altre gobbe, nel senso sono partito con mettere le pietre più grosse per terra, giù in basso, che hanno anche una funzione un po' drenante, e ne ho messe tante di pietre, ma davvero tante, grosse così, e sono arrivate più o meno a questa altezza qua e quindi mi aiutano un po' col volume, così non devo utilizzare troppa terra. Poi ho messo tutte delle pietre piccole che ho raccolto intorno al pump track, un po' nella riva, così hanno riempito i buchi delle pietre grosse e ora ci sto mettendo questa terra. Questa terra è abbastanza buona, non è setacciata, ha qualche pietra, però è perfetta così, così diventa dura prima. E dopo farò una spruzzata di terra fine che avevo già setacciato per chi mi segue da un po' ed è ancora tutta qua, tutta pronta, tutta bella fine. Dopo un salto nuovo, quindi rifarò questa sponda qua, forse avrà una gobba in mezzo per continuare a mantenere velocità. E qui penso che farò due gobbe, contate che l'altezza sarà più o meno qua, quindi aumenteremo l'altezza, faremo due gobbe vicine per prendere un sacco di velocità. E poi qua ci sarà un po' di spostamento terra da fare, un sacco di lavoro previsto già. Penso di togliere questa gobba qua, spostare il panettone un po' più indietro e alzarlo, per poi avere la possibilità di fare due split line laggiù. Quindi da vedere. Una volta spostato il panettone un po' più indietro farò un atterraggio molto più largo, verrà praticamente un trapezio sopra. Così si ha la possibilità a destra di continuare la linea normale con le tre gobbe che già conoscete, mentre a sinistra sto preparando qualcosa di nuovo. Una volta che si può atterrare un po' più di qua, un po' più a sinistra, farò due salti da dirt, un po' più stile trail, un po' più facili, e la rampa, la prima rampa verrà più o meno qua, penso un'altezza del genere, non tanto di più, e l'atterraggio un filo più alto. E ho già iniziato a spostare la terra che ho preso da fianco delle gobbe, così anche il pump track rimane un po' più pulito, e l'atterraggio viene appunto più o meno qua a questa altezza. E poi ci sarà un'altra rampa, penso però in legno, e l'atterraggio sarà dietro la sponda, quindi ci avremo un salto della linea normale che si rimette poi nel piano e nell'area picnic. La cosa brutta di questo pump track, o comunque della stagione in cui siamo adesso, è che l'erba cresce in una velocità esagerata. In tanti di voi mi hanno detto che sono fortunatissimo ad avere un pump track dietro casa, che se viveste qua lo usereste tutti i giorni,
però fidatevi che non è così semplice. Mi ritengo super fortunato, ok, però l'erba cresce a una velocità esagerata qua in Liguria, o comunque qua dove prende un sacco di sole. Ultimamente ha piovuto, poi ha fatto sole, quindi l'erba è cresciuta a dismisura. Pensate che da quando ho fatto i video che lo rimettevo a posto l'ho già tagliato due volte e adesso sarebbe già di nuovo da tagliare. Però questa volta mi sono affidato a qualche contadino che mi ha consigliato di aspettare a tagliarla fino al 16 di questo mese, perché poi secondo le lune, le robe strane, che magari sono anche vere, non dovrei più tagliarla fino a settembre, quindi aspetterò queste due settimane e poi vedremo come va. Intanto comunque si può girare, ieri ha piovuto, quindi questa mattina era un po' mollo il terreno, ne ho approfittato per fare questi lavori, ma adesso direi che possiamo andare a girare. Questo video finisce qua ragazzi, grazie per essere arrivati fino a qua, grazie per tutti quelli che mi stanno continuando a seguire. Nel prossimo video che girerò qua in pump track spero di portarvi, anzi vi porterò sicuramente la nuova feature finita, quindi tutta la linea nuova sarà conclusa, anche il salto finale, e poi vedremo come finire questa terra qua, penso sulla linea da dirt, e poi vi porterò il bike check di questa bestia. Ciao, alla prossima! Bye. Ah!